Volevo parlarvi di Twiggy. Twiggy è, diciamo, è nato come estensione del progetto, dell'avventura che abbiamo fatto con Sandro anni fa, attorno alla materia, ai compositi. E quello che volevo realizzare era, all'origine era una cosa un po' ridicola, era un pescatore, un manichino che teneva una canna da pesca, una casa molto grande, e alla fine questa canna da pesca c'era una lampadina. E mi sono anche costruito una cosa così a casa mia, ho lasciata là più mesi, e ne abbiamo parlato, eccetera, e un po' strada facendo che abbiamo scoperto come costruire questo prodotto. Io pensavo di più a un braccio che si inclinava con dei sistemi meccanici, e piano piano quest'idea si è semplificata, e anche grazie a un'idea che non è poi mia ma della Foscarini e del team, è saltata fuori l'idea di fare un disco a terra con l'asta che usciva da come fosse piantata nel disco. È nata perché volevamo avere qualcosa di semplice da costruire ma anche da percepire. Invece questo disco pesante ci ha dato un forte segno come una macchia, ed è a questo punto nata un po' la canna di bambù, la canna che c'è lungo i fiumi, la lampada che si muove, che poi trova la sua posizione, vai a regolarla con dei pesi. Poi i compositi sono due, uno che è quello del diffusore, un composito secco che tiene la sua forma, e un altro che è quello della canna. E abbiamo veramente tribulato per metterlo a punto, perché normalmente ha una fibra che sia di carbonio, di vetro, eccetera, e si chiede una performance di resistenza, e noi gli abbiamo chiesto al contrario, di diventare molle, soffice, come questa, poi questa lampada, elastica, però con una buona memoria che nel tempo non continuasse a scendere. È una formula estremamente complessa da mettere a punto, però ci siamo riusciti con i tecnici che hanno sviluppato questo prodotto. I prossimi progetti che arriveranno sul mercato sono questa lampada che ha una posizione fissa, questa canna viene prodotto con un sacchetto che viene messo all'interno e gonfiato, e ha una posizione predeterminata, il contrario di quest'altra. Segue esattamente la stessa curva, ma viene prodotto in questo modo. Qui il movimento, c'è un'asta supplementare che ha la possibilità di allungare e cambiare la posizione della lampada, e con i pesi potremo anche lì giocare con l'altezza. Abbiamo anche poi i modelli che sono centro stanza, che partono dal soffitto. Il link tra questo e quello che abbiamo fatto nel passato, che era dunque l'uso del Kevlar, l'uso del carbonio, è dovuto alla tecnologia d'utilizzo del materiale, della fibra, però espressivamente questo è un linguaggio molto diverso. Questo dimostra che con una medesima tecnologia si può fare tante cose diverse, e con la stessa tecnologia si possono anche esprimere tecnicamente dei linguaggi e delle forze, dei movimenti molto diversi. Sempre per avere un gesto semplice, diciamo che la tecnologia che c'è in questo prodotto è totalmente invisibile. Il consumatore o riceve un colpo di fulmine e si innamora del prodotto, oppure non è interessato, ma non lo è se è interessato, non lo è attraverso tutto quello che ci abbiamo messo dentro. E penso che questo sarà un percorso, ormai è quello che abbiamo iniziato assieme con Foscarini. Mi piaceva aggiungere anche che Twiggy ha questa, un po' come le camicie Lacoste, insomma, sì, c'è la camicia bianca, però ci sono i colori, e con i colori quasi si cambia di personalità.